ma soprattutto in un film che pochi hanno visto, che secondo me fai una delle cose più straordinarie di tutta la tua carriera e di tutto il cinema italiano di questi anni, che è Sangue del mio sangue. Grazie, ma quello che mi dici mi fa veramente piacere, perché me lo dici tu e perché lo penso anch'io, e credo che sia un film che varrebbe veramente la pena di vedere. Dove fai in qualche modo anche lì un grande... Ora non mi ricordo se viene detto esplicitamente che sei democristiano il film, sei una metafora del partito che ha governato l'Italia. Sì, forse. Soprattutto sei un vampiro. Sono un vampiro. Si scopre a un certo punto nel film, ci sei da sempre e non te ne andrai mai. Incarni. Difatti giro la notte, volentieri, di giorno mi nascondo, perché uno che finge di non esserci, no? Di essere magari defunto adesso. Mi ricordo è che è una specie di ras di un paese che poi sarebbe, credo, il suo, ovvio, perché e intrallazza, comanda, però fa anche delle cose belle, no? Combatte contro un mascalzone, che poi è fatto da Pier Giorgio, bravissimo attore. E, beh, insomma, è un film che non si può raccontare, bisognerebbe vederlo. Ma per vederlo bisogna che lo proiettino e non mi pare che lo facciano. Senti, ma appunto lì fai un personaggio veramente che non ha precedenti, cioè, perché poi appunto sei un vampiro ma non hai nessuno dei segni esteriori, ovviamente potete immaginare il Rizza, i dentoni e il mantello, è un vampiro borghese, insomma, è una persona come tanti. Però anche lì c'è un lavoro, immagino, certosino poi per costruire con Bellocchio, con anche gli altri attori con cui lavoravi, ricordo una scena strepitosa con Toni Bertorelli. Non potrei chiamarlo certosino, potrei forse chiamare il lavoro certosino quello che faccio per conto mio in teatro, ma lì è comunque sempre qualcosa che si realizza al momento. Uno ci può avere pensato, è chiaro, anche perché poi studiandosi la parte, se hai una parte la devi studiare, quindi ci devi pensare, però mi pare che in cinema si aspetta per agire veramente il ciak o comunque la prova che si fa prima. Con Bellocchio in genere si faceva prima una prova, si leggeva la parte, lui diceva qualcosa, ma insomma, non, niente di... Se volete vi racconto un altro aneddoto di durante il film di Moro, in cui appunto Bellocchio mi convocò, o venne lui nel mio roloquio, a leggere la scena, e io la lessi, e lui mi disse con quella cautela che ha quando deve dire qualcosa, correggere, se tu potessi evitare quel birignao, per un attore di teatro sentirsi dire che piacere non era per il birignao è come dire sparati, insomma, e vabbè, superai la cosa. Dopodiché un'attrice, una grande attrice, che io stimo enormemente, che è Piera degli Esposti, mi raccontava, senza sapere nel mio episodio, che a lui una volta Bellocchio disse se potessi non avere quel birignao. Allora dico, vabbè, allora se l'ha detto la degli Esposti, poi l'ho detto anche a me. Non è più una cosa così. Ma forse non si rendeva conto di dire del peso. Il potenziale offensivo. No, non credo che volesse, però voleva dire una parola che ci facesse capire che eravamo troppo precisi, che ne so, ma insomma, Birignao in teatro è proprio una cosa grave. Però è in agguato, perché appunto. È sempre in agguato, però bisogna, insomma, per abbandonarsi a Birignao bisogna essere proprio cretini, ecco, ognuno si può salvare da sé, basta dirglielo. In fondo quello che ho fatto.